Al telefono con Fanpage l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio del Movimento 5 Stelle, ben trovato. Buonasera a voi. Allora, la scorsa notte un grave atto di intimidazione ad Andria, la sua auto è stata oggetto di un raid vandalico. Cosa è successo? In piena serata, la macchina è stata colpita, penso, da un qualcosa col quale hanno distrutto il vetro del lato guidatore, e quindi siamo all'ennesimo atto in realtà di danneggiamento della mia auto, perché siamo al quarto, però questa volta comunque l'ho esternato, l'ho pubblicato e quindi in questo modo ne siete venuti a conoscenza, proprio perché in qualche modo volevo rappresentare un basta, adesso si comincia a giocare sul serio, nel senso chi pensa davvero di fermare, di intimorirmi non ha capito proprio nulla. È un'intimidazione semplicemente per un ragionamento molto semplice. L'auto è stata danneggiata e non si è pensato minimamente ad un furto, perché addirittura non sono nemmeno entrati nella macchina e quindi non hanno pensato di togliere alcunché dalla macchina. Quindi io penso semplicemente che questo atto intimidatorio possa provenire da qualsiasi parte. Certo, se questo gesto in qualche modo aveva un'intenzione in qualche modo di tarpare le ali, sappia che ha provocato l'effetto assolutamente contrario, cioè voleremo ancora più alti. Ecco, lei si sarà fatto un'idea rispetto a quelle che sono le sue attività parlamentari e le battaglie che porta avanti insieme al Movimento 5 Stelle, di quali questioni si sta occupando ultimamente? Sinceramente poco mi interessa da quale parte possa provenire, perché comunque, ripeto, il risultato non cambia. Noi del Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, tutte le azioni che stavamo portando avanti, dal piano ambientale alle trasparenze delle pubbliche amministrazioni, a qualsiasi altro atto che comunque ci proviene dai cittadini, continueremo a seguirlo, anzi adesso con ancora maggiore forza. Ecco, lei ha fatto riferimento al piano ambientale, sono questioni su cui molto spesso in alcune regioni si insediano anche le infiltrazioni della criminalità organizzata. Sì, diciamo che da questo punto di vista abbiamo già combattuto e stiamo continuando a combattere battaglie pesantissime. Abbiamo fatto sequestrare la discarica proprio vicino alla mia città, a Trani. Abbiamo scoperto, tramite gli attivisti sempre del gruppo di Trani, problematiche di una cava fumante che ricorda quasi la Terra dei Fuochi. In più stiamo sollevando problemi un po' ovunque di altre discariche, a Corato, a Barletta per l'inquinamento ambientale, ma in tutta la Puglia, anche sull'aspetto della sicurezza, stiamo continuando a sollecitare proprio gli enti, diciamo, preposti per la situazione di sicurezza nel Foggiano, in tutto il territorio del Barese, ma ci stiamo muovendo un po' a 360 gradi, quindi da questo punto di vista capire la matrice di quello che possa essere un gesto davvero dai responsabili è difficile. Grazie all'onorevole D'Ambrosio, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro.